Buongiorno e ben ritrovati con questa nuova rubrica che quest'anno abbiamo deciso di mettere in essere a fianco a quella tradizionale, vale a dire Studio Stadio. E questa invece è la seconda puntata, il secondo appuntamento. Il primo è stato con Gianluca Marc, con Giangi, di Fassa Falcons Inside, ovvero andare a conoscere meglio i nostri ospiti, i nostri ragazzi. Li vediamo sul ghiaccio, quest'anno li vogliamo vedere anche dietro ad un microfono. Puntata numero 2 quest'oggi con Leonardo Felicetti. Buonasera a tutti, grazie dell'invito di nuovo. Grazie a te nuovamente, Esatto. Leo, sei stato l'ultimo ospite con Studio Stadio, ci ritroviamo nuovamente con Fassa Falcons Inside. Ciao, Matt. Ben ritrovati a tutti e ben ritrovato anche al nostro ospite Leo. Il nostro ospite Leo che andiamo a scannerizzare. Leo, Esatto. la scorsa stagione sei venuto in trasmissione con tuo fratello, con Marco, se non ricordo male. No? Mi sa di No? no. È venuto da solo? Sì, era Sì, solo. era da solo. Esatto, mi sa di sì. Allora ricordo, la memoria, ragazzi, alla mia età la memoria comincia, Gioca dei tu, brutti scherzi. vai, viene la memoria, alla mia età. Chiedo venia ai giovanotti, al mio fianco. Sì, se non sbaglio erano venuti tutti e due soli, se non Soli, sbaglio. erano venuti soli, e Sì, vabbè, io immagino. chissà perché ero convinto che fossero venuti Vabbè. assieme, va bene, insomma, non tagliare, non tagliare questa parte che va bene È così, il bello il Esatto. bello della diretta, Anche se non siamo in diretta, ma è il anche se bello non della siamo in diretta, diretta. il bello della diretta Il che non è in bello della diretta, diretta, anche se non è in esatto. diretta. Abbiamo parlato la passata stagione della tua esperienza di alcuni anni in Germania, un'esperienza che ti è servita tantissimo e che adesso stai mettendo a frutto sul ghiaccio dello Scola e non solo, vale a dire dell'Alps Hockey League quest'anno. Da allora molta acqua è passata, da quando abbiamo fatto questa prima intervista è passata Esatto. sotto i ponti, sono cambiate molte cose, nel frattempo sei diventato uno dei punti di riferimento nel roster fassano, nel line-up avanzato del Fassa. Ci puoi dire come sta procedendo questo tuo cambiamento di vita, no? Dalla Germania, perché ricordiamo tu hai giocato per alcuni anni in Germania, anzi possiamo anche magari ripercorrere velocemente i tuoi anni in Germania e questa seconda stagione nel Fassa come sta procedendo? Allora, beh, prima di tutto è sempre bello essere a casa. Era una cosa comunque che avevo anche quando. Giusto per dire, no? Esatto. D'altra parte si vive bene anche da soli, diciamo. Tornare a casa dai genitori e tutto è un po'. Soprattutto la vostra età Esatto, esatto. è una È una bella cosa. cosa. No, certo, sicuramente ha i suoi vantaggi e quant'altro, però naturalmente vivere da solo e essere un po' più responsabile di se stesso, poter fare un po' più quello che, adesso non dico quello che si vuole, perché alla fine lo si può fare anche qua adesso, diciamo, però essere da solo e sapere di dover badare a se stessi è una cosa che dà magari un po' più soddisfazione che essere a casa, avere qualcuno Ma che. ti matura anche, Quello anche no? sicuramente, quello anche il Ti bello, diciamo, matura esatto, sì. maggiormente e in maniera, come dire, e prima di altri che magari non hanno fatto questa No, no, esperienza. certo. Poi adesso diciamo, in Germania mi sono trovato benissimo dal primo momento che sono arrivato fuori, la squadra mi ha sempre voluto bene, tutti e tutto quello che c'era attorno, quindi sembra bello. La stessa cosa l'ho avuta qua, non appena sono tornato mi hanno accolto benissimo tutti, anche i ragazzi, sono arrivato a conoscere meglio anche ragazzi con cui magari prima non giocavo qua, un po' più vecchi, diciamo, con cui non ho fatto nessuna giovanile. E non posso che dire belle cose su tutti e quant'altro. E anche quest'anno, quando ho avuto l'offerta dal Fasso, sono stato più che contento di firmare per un nuovo anno e giocare di nuovo qua a casa, diciamo. Certo, anche perché hai ritrovato un tuo ex compagno delle giovanili nel Fassa, Marco. Sì, quello sicuramente Marco sì, De Marco, Francesco, per chi non lo esatto. sapesse, giocavate nella stessa formazione in Germania, nell'Iserlohn. Esatto, sì, no, anche quello è stato bello sicuramente. E sì, diciamo. Infatti, sia lui che Marco notevolmente hanno fatto un bel salto di qualità dall'anno scorso a quest'anno. Già erano impostati bene, Mattia, correggimi se sbaglio, ma, è una mia impressione, ma credo sia un'impressione generale. Però i ragazzi che sono stati fuori hanno fatto rispetto allo scorso anno, dopo un inizio così, un salto di qualità notevole. Vabbè, anche perché appunto erano sì nei campionati, nel campionato giovanile tedesco, però comunque sempre
pur sempre un campionato giovanile, quindi è saltare, fare un salto. Seppur un campionato di alto livello giovanile, però è sempre un campionato. Sempre giovanile, quindi è comunque fare il passo in un campionato senior, un campionato come la Alps, è comunque sempre difficile, bisogna abituarsi, però loro hanno dimostrato carattere, hanno dimostrato di riuscire ad adattarsi presto. Leo, sapevi che, non so se lo hai, anzi ti chiedo qual è stato il motivo particolare di questa tua scelta, ma lo sapevi che hai ereditato un numero di maglia molto significativo, molto importante? È la prima cosa che mi hanno fatto notare i ragazzi quando ho scelto la maglia. È un numero molto, molto importante. Sì, no, il numero 29 della maglia di Leonardo Felicetti è stato per anni sulle spalle di un giocatore storico del Fassa, che è Stefano Margoni. Stefano Margoni, che ha giocato poi un anno anche con il Bolzano, 3 anni nel Ponteba, prima di ritornare nuovamente a casa. La Tana dei Falchi. Di ritornare nuovamente qui. Un numero importante, il numero 29, ma mi pare di capire, no, Mattia, che Leo lo stia portando davvero con molto, non solo orgoglio, ma con acume tecnico-tattico. Assolutamente sì. Poi, insomma, io l'ho visto anche giocare... L'ho visto giocare quando eravamo, diciamo, più giovani tutti. Insomma, ormai sono, non so, saranno 7 anni che forse ha smesso. Più o meno una decina d'anni. Però comunque ci ricordiamo bene Stefano come sul campo. Sono assolutamente due giocatori diversi, ma attualmente assolutamente sì. Diversi, ma penso che Leo ci saprà dare molte soddisfazioni come ha saputo darcele Stefano. Leo, il motivo per il quale tu hai scelto il 29 e dopo che i tuoi compagni ti hanno fatto notare che avevi un numero importante? Allora, diciamo, il primo anno che sono andato in Germania avevo il numero 8, perché il 15 era occupato. Di solito volevo sempre giocare col 15, perché comunque è il numero da... famiglia Felicetti, ogni Felicetti ha sempre giocato col numero 15, allora ho sempre provato, non sono mai riuscito a prenderlo. Secondo anno, poi che sono passato all'under, perché il primo anno ho fatto under 16, il secondo anno under 20, ho iniziato, e in quei 4 anni là, ogni anno ho provato a prendere il 15, mai ci sono riuscito, e dal primo anno mi ero deciso di prendere il numero 29, perché comunque i numeri disponibili non erano... tantissimi, diciamo, perché comunque c'erano tutti i ragazzi che avevano già 4 anni in più di me, che avevano i loro numeri e loro sempre sono rimasti con quelli, quindi... E allora il 29, diciamo, sì, guardavo tanto i Toronto Maple Leafs e i Columbus Blue Jackets ai tempi, e c'erano i due nuovi giocatori arrivati dentro da poco, Laine e... se mi sfugge il nome... svedese dei Nylander, esatto, tutti e due col numero 29, un giorno così mi hanno chiesto che numero volevo avere per la stagione prossima, e io tra una cosa e l'altra ho detto il 29. Quindi non è stata una scelta casuale? No, diciamo che allora un piccolo sottofondo ce l'ha, però alla fine è stato un numero, diciamo così, mi piaceva il numero, piacevano i giocatori che lo portavano, allora ho detto ma perché no, dai. E da là in poi, quando sono tornato qua, ho provato di nuovo a prendere il numero 15, c'avevo lo zio però, quindi niente da fare, allora adesso rimango col 29, ormai vado avanti con quello. E vai avanti con quello. Esatto. Peccato, perché poteva essere la logica continuazione. Ma alla fine... 15, però insomma, in realtà il 29 è comunque, con le maglie del Fassa, è comunque un numero importante. Esatto, sì. Quindi andiamo avanti con quello. E quanto è cambiato dall'anno scorso, dai primi approcci della stagione passata, quindi il salto che hai fatto dalle giovanili, cioè il ritorno dalla Germania in Italia e il salto dalle giovanili all'Alps, rispetto a quest'anno che già fai parte di un punto autentico di riferimento nella squadra? Ma allora, diciamo, l'anno scorso ho iniziato con un ruolo in squadra che era... più basso di quello con cui ho iniziato quest'anno, diciamo, partito da zero e ho dovuto lavorare duro, testa bassa, logica, esatto.
E per quello anche l'anno scorso, diciamo, ho dovuto adattarmi prima di tutto al tipo di gioco che è una lega professionistica senior, diciamo. E dopo, una volta abituato e comunque lavorato duro e così. Allora, lavoro duro, cioè, se deve sempre restarci, anche non si arriva mai da nessuno, non si è mai arrivati, diciamo, quello. Non che qualcuno capisca male che adesso. No, no, giusto per quello. Poi, diciamo che quest'anno ho iniziato la preparazione in modo diverso anche. Ho avuto la fortuna di essere stato chiamato dal Bolzano, aver fatto le prime 3 settimane e mezza del campionato con loro, Mi ha già amichevoli e anticipato la prossima quant'altro. domanda. Ecco, parlami anche un E po' di diciamo che mi hanno fatto esperienza. vedere anche, ho avuto anche l'esperienza e queste 3 settimane di tempo per vedere tanti giocatori stranieri di certo livello che hanno giù il Bolzano, perché nonostante tutto qualche italiano mancava per via di essere alla preparazione e C'era qualificazione olimpica, esatto. la qualificazione, sì. E quindi ho avuto l'esperienza anche di giocare assieme a questi giocatori che mi hanno aiutato, mi hanno mostrato e ho imparato da loro tanto, diciamo, anche se in sole 3 settimane. E poi comunque conoscendo i ragazzi con cui ho giocato per la metà stagione quasi l'anno scorso, diciamo, Diego e Martin e tutto, l'insieme ha facilitato molto di più Quest'anno eri già maggiormente inserito, insomma. Esatto, era molto più, anche la testa più libera, più autostima, diciamo, e confidenza in quello che faccio, e quindi d'altra parte è tutto a seguire una catena di eventi, diciamo. È davvero così un livello superiore la ex Ebel, la Ice Hockey League rispetto all'Alps? Ma diciamo, Cioè allora. tu sei andato a giocare e c'era già, per dirti, Joe Mizzi, tuo ex compagno lo Sì. scorso anno. Che è stato anche mio compagno di linea, a È dire la stato tuo verità. compagno di linea? Esatto. Ah, quello non lo sapevo. Esatto. No. Diciamo sono due cose diverse, perché da una parte la Alps Hockey League sì, è un campionato professionistico, però comunque hai giocatori che lavorano e non possono dedicarsi 100% all'hockey, diciamo, che devono comunque. Gli allenamenti sono la sera e non la mattina, perché la gente che lavora non può andarci se no e quant'altro. La Ebel, vabbè, allora diciamo anche una cosa, il Bolzano ha anche tanti stranieri, o Italo, diciamo, che comunque aumentano già di loro il Nazionalità. livello, esatto. Poi ogni giocatore l'unica roba che fa è giocare a hockey, quindi il focus, diciamo, la precisione in tutto quello che è sia su ghiaccio, fuori dal ghiaccio, a livello staff e quant'altro è maggiore. E comunque sì, il livello è più alto. Adesso non direi che è un altro pianeta o quant'altro, però comunque si notano alcune differenze che, come ho detto anche prima, hanno a che fare con diverse tipologie di vita, diciamo, dei giocatori in un campionato e in un altro. Quanto, tornando a te, quanto ha influito a te personalmente la disciplina che hai sempre dovuto avere già, appunto, come ci dicevi in precedenza, essere stato via da casa e hai dovuto gestirti da solo autonomamente? Quindi, da questo punto di vista, ha aumentato in te anche una certa disciplina tattica, tecnica, ma anche personale di vita. Ma sì, più che altro, diciamo, la prima cosa che ho imparato io, diciamo, essendo all'estero, è che non c'è nessuno che ti dice cosa devi fare. O ti svegli te e lo fai, oppure E non lo questo fai, alla diciamo. lunga poi questo ti aiuta. Sì, è una cosa, diciamo, sono tutti comunque habits, diciamo, abitudini che uno ha, e più buone, diciamo, sono le abitudini, e meglio riesci comunque a gestirti il lavoro, a gestirti gli allenamenti, cosa fare extra e quant'altro. Con queste sono cose anche che ho imparato anche già qua al FASA, avendo avuto la fortuna di avere allenatori bravi nelle nostre giovanili, come diciamo adesso preparatore atletico Davide Verga, con Gale Azzi. È stato il mio allenatore da quando avevo, non so, 10 anni mi sembra, per Sì, 5-6 anni, e comunque anche loro già mi hanno Galeazzi. insegnato un po' le cose. Poi, vivendo da solo, inizi a pensare a tutto quello che hai imparato, anche comunque ero abbastanza giovane, avevo 15 anni quando sono andato via la prima volta, appena compiuti, e là comunque impari veramente che o lo fai perché vuoi, non c'è nessuno dietro che ti dice vai a far questo, vai a far quello, e quello, diciamo, ti aiuta quando diventa dopo una cosa che hai dentro di te. Poi, tra il resto, questa tua esperienza all'estero
ti aiuta anche nello spogliatoio. Tu, da quanto ho capito, fai un po' una trade union, sì, tra gli stranieri, tra i giocatori stranieri e noi italiani, perché tu parli correttamente, per quanto so io, parli correttamente tedesco e inglese, non so se parli anche altre lingue, ma parli correttamente tedesco e inglese, sì, sì, oltre a qualche sì, altra lingua. Ho dovuto il soprannome il terzo canadese, ecco, quest'anno da alcuni ragazzi, però comunque questo sì, ti serve molto anche nel rapportarti, sì, con esatto. Sì, poi non soltanto adesso, diciamo, a livello hockeyistico, comunque in tutto il mondo più le lingue ormai aiutano in tante cose. Sempre piaciuto parlare lingue diverse, diciamo. Poi l'inglese, canadese, sì, americano, chiamiamolo come vogliamo, è la lingua dell'hockey. Dell'hockey, esatto. Sì. È la lingua dello spogliatoio dell'hockey. Esatto, esatto. Matt, hai qualche domanda? Io ne ho un paio, giusto così, veloci. Allora, prima di tutto volevo... So che è molto amico con il nostro conoscente di cui abbiamo parlato spesso nelle nostre puntate, ovvero Stefan De Luca. E, insomma, sappiamo che adesso ha iniziato questa nuova esperienza anche lui in Ebel con il Valpusteria, e insomma volevo chiedergli se come la vede lui, insomma, di questo suo esordio in un campionato così importante, e se si è sentito con lui, cosa dice, insomma. Ma no, sicuramente sono contento per lui e gli auguro di cuore che gli vada bene da qui fino alla fine della stagione, che possa giocare, trovare lo spazio e fare la sua esperienza. E niente, comunque no, lui è veramente contento anche di essere là, ha detto un bel gruppo, comunque ebele, diciamo, sì. E niente, adesso diciamo di più non... Partite anche, non sono male, ha detto comunque anche il nuovo stadio adesso, Mara, come ha chiamato l'altro giorno a dire che no, hanno fatto un bel lavoro, comunque sì, hanno bellissimi fans, ha detto là, pieno ogni partita, no, le sta proprio vivendo la sua esperienza quest'anno là. 35%, 1000 spettatori per le partite casalinghe del Valpusteria. Beh, diciamo lo stadio vecchio del Valpusteria più di 1000 non è che ne teneva tante. No, lo stadio vecchio sì, un po' più di 1000, poca roba, sì, esatto. Insomma, adesso quello 3200 se non va bene. Sì, esatto. 3200, 3300. Adesso può contenere il 35% degli spettatori, so che le partite interne adesso può giocare con 1000 sì, spettatori. Sì. È un bello stadio, veramente. Sì, l'abbiamo visto quando siamo andati a Zell'Amsee, passando la settimana, sì, cioè passando esatto, proprio la settimana scorsa, esatto, a Zell'Amsee. Probabilmente dormivo perché non l'ho visto, però. Tu dormivi, probabilmente io no. Ci siamo passati proprio vicini andando esatto, a Zell'Amsee, prima quando siamo passati proprio a fianco dell'abitato di Brunico. L'unica cosa che mi lascia un po' così è il tetto completamente giallo, ma è una bella struttura, bella grande. Frank, non è il tetto blu, a dire la verità, con i Falcons bello blu, o rosso, sì, magari colore, sì, non sarebbe male, un bel azzurro, sì, un bel azzurro. No, anche poi ci sono viste già delle immagini sui social dell'interno, e sì, molto bello, un bello stadio. L'unica poi... cosa che ha detto mi sembra le gradinate un po' ripide. Ah. Sì, poi ho visto che comunque hanno fatto anche la sezione lasciata gradinate per i suoi supporter, per gli ultras, quindi senza seggiolini, quindi un bel riconoscimento anche sì, per i suoi tifosi. Certo, perché sappiamo benissimo che gli ultras seduti non stanno. No. Assolutamente. Niente, poi la seconda domanda invece mi sposto oltreoceano, perché comunque so che è un mondo che a Leo piace seguire, ovvero quello della NHL, e ormai la stagione è imminente, sono già iniziate le prime partite di pre-season. E prendi nota, perché il pronostico che aveva fatto Davide Schiavone a questa domanda nella passata stagione è quasi l'ha quasi centrato. C'era andato quasi, ci è andato molto vicino. E niente, volevo chiedergli Cosa pensa di questa stagione che sta per iniziare dopo due stagioni di dominio dei miei Tampa Bay, perché bisogna dire le cose come stanno. Dei suoi Tampa Bay, no? No, a parte gli scherzi, come
insomma, prima di tutto che squadra segue e poi cosa pensa, quali saranno secondo lui le sorprese, insomma. Allora, regular season mi piace seguire i Toronto Maple Leafs. Post season no, perché non la fanno di solito. Esatto, oppure perdono nel primo round, quindi non ne vale la pena. No, più che altro i Toronto mi piacciono perché hanno un tipo di gioco. Allora, sono il 90% della squadra sono giovani. Giovani superstar. E quindi, diciamo, ogni partita è uno spettacolo da vedere sul ghiaccio, tra i vari Matthews, Marner, O'Reilly e quant'altro, Nylander che girano attorno. Sono giocatori che è proprio bello, diciamo, vedere le giocate che fanno e cosa sono capaci di fare col disco. Sì, se no, io sono sempre stato un fan di Pittsburgh. Da quando ero piccolo mi avevano regalato una maglia di Crosby. E allora da là, diciamo, avevo 6 anni e non c'era ancora tutto questo... Non riuscivo a vederla in eccella, certo. Dall'Italia, poi più si diventa vecchi magari inizia a trovare modo di seguirla tra le applicazioni e sarà contento abbonamenti di sentirlo, e quant'altro. Sarà contento di sentirlo il nostro amico Santa Maria, super fan di Pittsburgh. Sì, è vero. Vabbè, Pittsburgh... Sì, poi Crosby comunque è Crosby, diciamo. E con Roberto Santa Maria siamo andati a vedere noi Pittsburgh. C'è ancora la partita che abbiamo visto assieme alcuni anni fa, credo ci sia ancora la traversa che sta vibrando sul tiro di Malkin. Credo ci sia ancora la traversa che sta vibrando. Però ultimamente, diciamo, allora sì, anche comunque seguire i vari giocatori individualmente è anche una cosa. Comunque se guardi un McDavid potresti stare a guardarti solo i cambi della sua parte, di ogni cambio che fa puoi cambiare il terreno. Perché diciamo il resto della squadra è comunque a livello NHL, però rispetto alla linea dove gioca lui con Draisaitl e se non mi sbaglio quest'anno dovrebbe essere Puljujärvi, comunque sono una linea che ogni volta che tocca il disco è uno spettacolo messo su ghiaccio. E poesia pura. No, sono curioso di vedere come fanno i Seattle Kraken quest'anno, che secondo mio parere hanno avuto un expansion draft pari a zero rispetto a quello che ha avuto il Las Vegas, perché Las Vegas sembrava che potesse scegliere chiunque volesse fare quello che volevano, mentre i Kraken hanno già avuto un po' più dura. E sì, se no comunque i favoriti restano sempre quelli con la maglia azzurra, anche secondo me quest'anno, anche se Colorado quest'anno può fare la sua run per la Cup, secondo me hanno avuto un'ottima stagione l'anno scorso e hanno tutte le carte in regola. Il nostro capitano Steven Stamkos ha già detto che l'obiettivo è quello di fare il tripeat, però insomma sarà dura. Magari Patrick Maroon è rimasto Patrick Maroon è rimasto a... Sì, è rimasto a... Ottimo, può farsi 4 di fila e poi entrare nei libri di storia. Magari. Vabbè, la squadra è quella strutturata bene, è cambiata solo una linea che non sono riusciti a trattenerla, però comunque... hanno integrato comunque con altri giocatori validi, però ripeto, non è... Iniziano a diventare vecchiotti anche loro. Non è la Alps. Kucherov e Stamkos. Anche le altre squadre. Victor Hedman. È difficile. È stancante. Più che altro non è difficile, è che è stancante. Sì. Perché tu facendo una Stanley Cup run hai dei playoff che vanno quasi 2 mesi e mezzo, tra in più degli altri, mentre gli altri hanno potuto rilassarsi, iniziare con la preparazione estiva e prepararsi al meglio per la prossima stagione. 2 ancora fattibile, 3 dura, 4 anche perché la stagione scorsa, quella prima era finita a settembre e poi hanno iniziato subito a dicembre, quindi certo. Ancora più dura, però hanno anche la fortuna avuto, diciamo, Tampa adesso per quest'anno, che la stagione scorsa era di solo 52 partite di regular season più playoff. Se no, con 82 partite di regular season più playoff arrivi anche a farti le 215-120 partite a stagione, e quella poi giocatori, diciamo, come anche Hedman, che se non mi sbaglio hanno superato già i 30 anni, che ce ne sono, Kucherov, Stamkos, comunque inizia a sentire nelle gambe quella, non è più facile come per un ragazzo di 21-22 anni. E sono sempre di più i giocatori che si avvicinano alla quarantina e continuano a giocare nella che cambia continuamente, tipi di allenamento, anche quant'altro. È vero.
è bellissimo ascoltarvi, no? Ma io purtroppo sono dalla parte sbagliata in questo periodo della NHL, perché tifo una squadra che è in via di ristrutturazione. Allora, se sono i Buffalo allora è meglio. No, sono i Blackhawks. Ah, ok. però rimaniamo con Leo, oltreoceano, sì. Nel frattempo, però, lo sanno benissimo anche i nostri spettatori, i nostri tifosi che ci seguono, nel frattempo però di Felicetti ne è rimasto solo uno, esatto, in roster al Fassa, perché il secondo, quello più giovane, il buon Marco, se n'è andato oltreoceano. Rimaniamo allora oltreoceano. Allora, lo diciamo per quei pochi che ancora non lo sapessero, dove è andato? È andato in Utah a giocare agli Utah Outliers. Per chi non lo sa, lo Utah, diciamo vicino all'Arizona, esatto, Nevada. In estate molto caldo, in inverno molto freddo. E hanno anche le piste da sci, quindi diciamo è un po' in un posto difatti simile. È inserito nella Mountain Division. Nella Mountain Division, quindi esatto, la divisione della montagna. Quindi gli apri sci ce li hanno anche loro là. Ah, quindi esatto. Bene, quindi sarà come essere a casa. Un po' meno alberi, un po' più rocce, però comunque... Un po' meno alberi e più rocce. Sì, però comunque la neve cade anche là, piste da sci ce ne sono in abbondanza. Siendo anche vicino al Colorado, il Colorado anche è una delle nazioni, diciamo, o degli stati americani più conosciuti per a livello sciistico, quindi diciamo un po' familiare, può tornare anche lo Utah, simile alla Val di Fassa. Quindi gli servirà tantissimo. No, sicuramente sì. Marco è andato via convintissimo della scelta fatta, sì, poi lui, lo dicevamo anche a telecamera spenta, lui ha una testa che sì, no, quando si è deciso, messo in testa di fare una cosa... È convinto, esatto, l'hai sentito? Sì, no, sta bene, si trova bene, un bel gruppo di ragazzi, ha detto. Un po' diversa la tipologia di allenamenti sia su ghiaccio che fuori, diciamo un po' a livello diciamo di giovanile che avevano qua, diciamo al Fassa, e comunque lui è contento della sua scelta, è andato via per fare un'esperienza e diciamo, io gli ho già detto comunque, non andare via pensando di dover dimostrare, tu vai via, fai il tuo e il resto viene da sé, perché comunque è quello che ho imparato anche in Germania, non serve a niente andare fuori e pensare, ah, io farò questo, faccio... Bisogna dare il massimo in tutto quello che si fa e poi se qualcosa da avvenire, avviene, se no... Beh, diciamo che se gli hai detto queste parole, lui ti ha ascoltato al 100%, perché ha avuto un esordio col botto. No, quello sicuramente. Ha avuto un esordio col botto perché ne hanno parlato anche, l'hanno anche scritto, la prima, quando lui ha esordito hanno vinto 4-1, ha subito un solo gol, hanno detto ha subito un gol così che gli è passato sotto le gambe, però è stato un esordio importantissimo, no, certo. quattro giocatori diversi che hanno realizzato le quattro marcature della sua squadra e sono stati supportati da un ottimo, c'è scritto un ottimo Marco Felice. No, quello sicuro. Sì, no, beh, iniziare bene facilita sicuramente il processo. Sì. Cioè, meglio inizi e più è facile poi andare avanti e continuare a costruire su quello. Iniziando male, poi alla fine devi iniziare a costruire dal basso. È un buon trampolino di lancio. Esatto, è un buon sicuramente trampolino di lancio, sì, indubbiamente, e poi conoscendo Marco. E Marco, quando ha deciso quest'estate, improvvisamente quest'estate, o ce l'aveva già in testa il fatto di provare questa esperienza importante e di vita? Ah, sicuramente lui ci avrà sempre avuto in testa provare a cambiare aria e quant'altro. Poi comunque... Aveva il tuo esempio davanti. Esatto. E adesso che io sono tornato e adesso lui può avere l'esperienza o l'opportunità, diciamo, di uscire dall'Italia, andare come ha fatto adesso oltreoceano. Comunque quest'estate è arrivata, eravamo giù al GIS se non mi sbaglio, l'avevano contattato per chiedergli, guarda, ci sarebbe questa opportunità, ci sarebbero questi interessati, ti interesserebbe, così lui si è informato, si è focalizzato su quello, è rimasto in contatto con la via, con la squadra e quant'altro, e poi fatto le carte e quello che serviva è partito per raggiungerli. Mamma e papà contenti? Contenti da una parte perché va a fare un'esperienza, tristi dall'altra perché...
Cioè, manca il fratello buono. Ne hanno avuto uno via per anni e adesso sì. Ritorna. Ma secondo me con me erano molto più contenti che sì. Ero fuori dalle scatole che con il fratello. A livello proprio caratteriale. Sì, sì, no? Probabile. Sono dispiaciuti che Marco, sì, Marco è già più Marco è Marco e... Marco è Marco, sì, esatto Marco è... c'è un po' di differenza tra te e lui, sì, esatto, sì. È vero. Tu sei l'esuberante di famiglia, sì, un po', esatto, lui è quello più quadrato, più quadrato, più come dire perfettino, esatto. Precisino, esatto. E un Marco, proprio per questo suo carattere, Mattia, non lo chiedo a Leo perché è scontato, ma lo chiedo a te come analisi, diciamo, conclusiva. Abbiamo conosciuto un po' di più anche in ambito affettivo, diciamo, Leonardo, parlando anche di Marco. Un Marco che, visto come è lui, potremmo anche, e glielo auguriamo di cuore, scordarcelo per diversi anni? Vabbè, sicuramente glielo auguriamo e ne sono certo che col carattere che ha, con la testa che ha, riuscirà a farsi valere sicuramente anche negli Stati Uniti, e anche perché comunque già l'anno scorso abbiamo visto, ha dovuto intervenire in parecchie partite, anche diciamo all'improvviso, un po' così, si è ritrovato all'inizio della stagione a fare lo starter goalie, che per un ragazzo di 16 anni, quanti anni? 16, 17. L'anno scorso 17. Beh, 17, 17, beh, 17 anni comunque. Infatti, anche se è da quando ha 16 anni che ruota attorno, esatto, alla prima squadra. E per quell'età, insomma, è una cosa non indifferente, appunto perché ha una testa... Ha veramente una grande testa, è sempre ben focalizzato, ben concentrato, non si lascia, diciamo, distrarre da altre cose, insomma, glielo auguriamo, ma sicuramente saprà farsi valere. Una tristezza che deriva forse anche dalla rassegnazione, no? dei tuoi genitori, proprio conoscendo Marco, che magari per un po' di anni non lo vedono più. Ma quello adesso lo auguriamo anche noi, cioè sicuramente anche i miei genitori se lo augurano. Adesso comunque, come ho detto prima, non è una cosa da guardare, sì. Giorno per giorno, è un processo, non puoi adesso dire per no, i prossimi 5 anni. No, noi lo diciamo. No, certo, è di augurio, esatto. E adesso poi si vedrà, glielo auguro anch'io veramente che vada avanti la sua strada, la via, e che riesca a fare tutto quello che è nelle sue capacità, diciamo, esatto. E poi si vedrà adesso, diciamo, la stagione è appena iniziata e... Una partita non fa la carriera. Sì, questo è vero, questo è vero. Però chi ben comincia è a metà dell'opera, esatto, come si suol dire. No? E siamo in conclusione con la conoscenza del nostro secondo ospite di stagione, Mattia. E come abbiamo fatto anche con Gianji, con Gianluca Marc, lo diciamo a beneficio del pubblico femminile, libero o giocondo? Libero e giocondo, sì. Libero e giocondo, sì. Libero e giocondo, Leonardo. Hobby? Hobby? Ultimamente diciamo che la PlayStation non può mancare. È la vostra età la PlayStation. Sì, no, poi comunque è un modo anche di stare assieme al di fuori dal ghiaccio, che altro, se no comunque l'estate piace andare in bici, montagna, e adesso diciamo tra andare in palestra con la mattina, allenamenti il pomeriggio, diciamo... Piace mangiare, ristorante, sì, no, buono, buono, quello è sana, anche un hobby, italiana, esatto, sì, ma può essere anche una cattiva cucina americana, l'importante è che ci sia da mangiare. Però. Certo che la buona cucina italiana ha il suo perché, però diciamo che si trova un ristorante che mi fa anche un hamburger. Cioè, sei una buona forchetta, sei un... Esatto, sei aperto per tante cose. Diciamo, L'Alps consuma energie. Certo, ma in effetti è vero. No, mi piace, perché quando chiedi ai ragazzi della vostra età hobby, PlayStation... Invece quando chiedevi alla mia generazione, no, alla vostra età, ci chiedevano hobby, bricolage... Bene, qualcosa nel dettaglio ancora da chiedere a Leo prima di congedarlo? No, beh, per concludere, anche come abbiamo fatto
con Gianni magari un appello verso i tifosi. Ecco, sì, esatto, questo non deve mai mancare. Un appello ai tifosi per seguirvi, Ah, per seguirvi certo. sempre di più, perché ve lo meritate, e anche perché secondo me, se ci fosse qui il presidente, toccherebbe tutto quello che c'è da toccare in ferro e quant'altro. Io dico, secondo me, il meglio lo dovete ancora dare. Quella sicuro. Perché secondo me il FASA di quest'anno, mi sbaglierò e poi verrò smentito, non lo so, Speriamo di no. però il FASA di quest'anno deve ancora Andiamo a mostrare. mostrare il suo vero volto. Ecco, allora un appello ai tifosi. Sì, venite a vederci e non mancherà di sicuro niente, perché comunque spettacolo lo diamo ogni volta che andiamo su ghiaccio, in diversi modi, che siano gol, che siano cariche, che sia quant'altro. L'hockey comunque è uno sport spettacolare in sé, che si vinca o che si perda, e niente, organizzeremo una festa post partita nelle prossime partite magari, così che più Sì, fans ottobre, verranno a novembre vederci. c'è qualcosa comunque in ballo, se non ho capito Esatto, male, quindi con i non vi tifosi. diremo la data, così siete obbligati a venire a ogni partita per Esatto. scoprire se è quella la partita della festa. Però no, adesso a parte gli scherzi, siamo un gruppo di giovani ragazzi, diamo sempre il massimo sul ghiaccio, e quello si può vedere, che vinciamo, che perdiamo le partite. Tutti si augurano che vinciamo le partite, ce l'auguriamo anche noi. Ogni tanto non va tutto giusto, diciamo, non va tutto per il verso che vogliamo noi, però comunque stiamo crescendo giorno per giorno, partita dopo partita, e posso assicurare anche i nostri fans che ci saranno belle cose da vedere nelle partite che verranno adesso e nel proseguimento del campionato, e mi auguro veramente di cuore che vengano a vederci. E sì, alla fine siamo i ragazzi di qua, noi la maggior Eh parte, certo. sempre Poi, bello comunque vedere certo. anche delle facce familiari sulle tribune. Ma Poi venire in tanti quando si vince è anche troppo facile, sì. insomma, c'è bisogno del supporto dei tifosi, soprattutto nei momenti difficili, per riuscire a fare No, meglio. certo che dà una mano, è una soddisfazione anche bello da vedere, Ah, diciamo. sì, io ho vissuto, ho passato diverse generazioni di giocatori e negli anni in cui c'era tanto entusiasmo, parlo degli anni 70-80, era uno spettacolo vedere prima dello Scola il vecchio stadio all'aperto, era uno spettacolo vedere bandiere, tamburi, i fans, gli ultras che No, quello. facevano festa, era una cosa meravigliosa. E è un giocatore in più che gioca con voi È quello sul sicuramente. ghiaccio, cioè avere Settimo questo giocatore sul supporto. ghiaccio. Vedere che non c'è il supporto degli ultras che ti danno quella carica, no? Continua, è davvero un peccato, mi dispiace di qua. Leonardo Felicetti, grazie Grazie per essere a voi. stato in nostra compagnia. Naturalmente è Grazie. stato un piacere. Piacere mio. Mattia, possiamo congedarlo? Abbiamo detto, c'erano altre domande, ma saremmo andati troppo per le lunghe. Tanto ci saranno tempo e altre occasioni. Altre occasioni sicuro. Magari lo invitiamo per qualche giochino, no? Ah, beh, sì, quelli. Invece di giocare nello spogliatoio al termine degli allenamenti o delle partite con i compagni, no? Oppure, non so, o giocare alla PlayStation, ti invitiamo qui a Ottimo. Va giocare. bene, perfetto. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Abbiamo sentito Leonardo Felicetti, abbiamo ascoltato nella puntata precedente Gianluca Marc. Chi sarà il prossimo? Rimanete con noi e lo scoprirete sicuramente. Grazie e una buona continuazione e alla prossima. Come sempre, Forza Falcons!